allora io ricambio, però tiriamo un po' le somme della, di questo mercato, se siete soddisfatti e se avete portato a casa tutto quello che era possibile portare a casa e che eravate prefissati, e se c'è stata un'operazione magari particolarmente difficile che vi è costato un particolare sforzo, impegno, anche mentale. Mentale tanti, tutto è stato un mese impegnativo dal punto di vista mentale. Partiamo da un presupposto diverso a gennaio. Alla fine del mercato è contento il presidente, contento Nicola Pastorelli, contento il vicepresidente, contento l'allenatore e di conseguenza sono contento io. I tifosi non saranno contenti mai, ma questo fa parte un po' di tutte le piazze ed è anche ciò che rende più interessante il calcio. Diciamo che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, poi entriamo nello specifico. Riteniamo di aver rafforzato la rosa, di aver colmato le lacune che si erano palesate nel girone d'andata. Abbiamo risolto dei casi spinosi che comunque si trascinavano nel tempo, e mi riferisco soprattutto alla situazione Rajčević, che aveva un po' tolto serenità al contesto del nostro gruppo, al ragazzo e anche alla società, che comunque stava perdendo quello che era un patrimonio. È rimasto chi era contento di rimanere, è andato via chi voleva andare via ed è arrivato chi noi volevamo fortemente e chi voleva fortemente venire a Vicenza. Quindi siamo molto 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 soddisfatti. Ci siamo mossi con delle tempistiche adeguate. Abbiamo preso inizialmente due giocatori importanti che hanno già avuto un ottimo impatto con quella che è la nostra realtà. Nel caso di Giulio è stato un ritorno con tutti i rischi dei ritorni, però lui mi ha sempre dato sensazioni super positive, è stata la nostra prima scelta, è venuto ed era l'attaccante che ci serviva per caratteristiche. Gucker ci dà quel tasso tecnico in più, in mezzo al campo, che forse un po' ci era mancato. E De Luca per me è un colpo importantissimo, perché oltre che sono convinto che farà benissimo, vero? Ma quello sì, però, nel senso, e siamo riusciti a strapparlo alla concorrenza agguerrita di società che al momento magari godono di una classifica migliore, e quindi è un colpo, e aggiunge anche lui delle caratteristiche che a noi mancavano in attacco nel reparto offensivo, quella della velocità, dell'imprevedibilità. Poi lui può ricoprire tanti ruoli e quindi sarà un'arma importantissima nel nostro contesto. A livello di trattative, sì, forse la sua è stata un po' più, no, più difficile, perché devo dire la verità, il ragazzo ha sempre dato grande disponibilità, è solo che essendoci tanta concorrenza è servito tanto WhatsApp, tante chiamate, serviva a stare tanto sul pezzo ed è andata bene. Antonio, come è stata controllata, rinforzata la rosa? Non cambia l'obiettivo che è la salvezza, però tu credi che sia possibile aspirare anche a qualcosa in più, avendo messo a segno qualche colpo importante appunto come De Luca? Dicono che quando uno si tocchi l'orecchio sta per dire una bugia, leggevo il e mi è venuto spontaneo. Io penso che ci siamo rafforzati, che il motore di partenza di questa squadra era un buon motore, sicuramente non da ultimo posto in classifica, perché all'inizio è stato molto sofferto. Non bisogna d'altra parte fare voli pindarici, perché dimostreremmo inesperienza e dimostreremmo che non ci siamo ancora spaventati, di non essere coscienti di quelle che sono le nostre situazioni. Quindi l'obiettivo per quest'anno rimane la salvezza, insieme alla riduzione dei costi e a creare un conto economico sostenibile per questa società. Al momento la strada che ci eravamo prefissati la stiamo seguendo bene, alla lettera, rigorosamente, e quindi proseguiamo con i programmi. Ale, domanda. Una curiosità su Galano in uscita, seguendo le sue parole il direttore ha detto che è andato via chi
non si riteneva più parte consapevolmente del progetto licenza, probabilmente. Galano ha manifestato questa volontà? Ma io penso, Galano è sicuramente un giocatore importante, un giocatore forte che può spostare gli equilibri in questa categoria. E in determinati frangenti, mi riferisco soprattutto alle ultime 10 partite dello scorso anno, l'ha fatto. È un ragazzo che secondo me caratterialmente c'entra poco con il contesto del Veneto, cioè è sempre stato, è come se non si fosse mai completamente ambientato, come se non gli fosse mai scattata quella scintilla, e quella scintilla per quella tipologia di giocatori è importante. C'è stata l'esplosione di Orlando, che per noi era tanto inaspettata quanto ci rende felici e orgogliosi, ed è stato un colpo di mercato anche trattenere Orlando, e quindi poi si fanno anche delle scelte. Lui magari voleva tornare a Bari, ha sempre avuto questa ambizione di tornare a Bari, complice anche la conferma di Orlando in queste ultime partite, ha reso possibile questa cessione. Sì, comunque lui poi voleva andare via, sì, sì, questa domanda. Altre curiosità? Casualità che tutti gli scambi siano stati fatti con il Bari proprio alla vigilia della partita. Ma anche col Carpi c'era stata questa, perché loro quella settimana volevano Vita e Galano. Vabbè, il Bari c'aveva De Luca, quindi noi volevamo solo De Luca e siamo stati costretti. Posto, liberiamo. Grazie a tutti, grazie mille.